Torniamo con la seconda parte di risultati e classifiche. Produzione Telesveva News 24.City. È il momento di passare al calcio professionistico e quindi ai risultati e le classifiche che riguardano la Serie C del girone C di Serie C in scena. La terza giornata, andiamo a vedere come è andata a finire. Leggiamo un po' i risultati di questa terza giornata. Taranto-Palermo 3-1, Foggia-Turris 0-2, 1-0 tra Paganese e Catania, 1-1 tra Catanzaro e Potenza, 1-3 tra Vibonese e Juve Stabia, 1-1 Avellino Latina, Fidelisandria, Virtus-Francavilla 0-1, Monopoli-Messina 2-1, 2-3 tra Monterosi-Campobasso, Picerno-Bari 0-1. Questa la classifica: Monopoli in testa solitaria 9 punti, al secondo posto a pari punti 7 punti per la precisione Bari e Taranto, seguono Virtus Francavilla 6 a 5, Catanzaro Juve Stabia, il treno a 4 punti è composto da Turris, Palermo, Latina, Foggia, Paganese, Campobasso 3 punti per Avellino e Catania, Messina, Picerno e Potenza 2 punti, chiudono la classifica con un punto Fidelisandria, Bonese e Monterosi. E adesso è il momento di passare la palla al campo. Andiamo a vedere come sono andate queste partite, i risultati, tutti i gol e le voci dei protagonisti. Allo Zaccaria, il Foggia cerca il secondo successo di fila e la possibilità di salire in cima alla classifica. Di fronte però c'è una Turris intenzionata a riscattare il passo falso di una settimana prima in casa col Monopoli. Zeman perde Ferrante, rispolvera Merola schierato accanto a Mercai e Curcio. A centrocampo Maselli parte dal primo minuto con Peterman di nuovo in panchina. Si gioca davanti a 4.000 spettatori, di cui una cinquantina arrivati dalla Campania. Sono gli ospiti tuttavia a fare vedere le cose migliori nella prima frazione. Al primo minuto Santaniello calcia alto da posizione più che invitante, si divora il vantaggio. La manovra del Foggia non decolla, al 22esimo i rossoneri si scuotono ma Curcio fa tutto bene tranne la conclusione respinta da Perina. Il Foggia ci riprova al 25esimo, Mercai però sbaglia la mira e spara alto sulla traversa. Da quel momento in poi però sale in cattedra la formazione campana. 32esimo il colpo di testa da posizione interessante di Santaniello e preda di Alastra. Il portiere del Foggia, migliore in campo dei rossoneri, è miracoloso un minuto più tardi quando sbarra la strada Giannone con un'uscita tempestiva. Al 42esimo però gli ospiti trovano il gol del meritato vantaggio. Tascone taglia a fettine la difesa del Foggia e in diagonale batte Alastra per l'1-0 della squadra di Icaneo. Dopo il riposo Zeman cambia. Dentro di grazia per un impalpabile Merola. Pochi minuti dopo c'è spazio anche per Peterman e Ballarini, fuori Maselli e Rocca. Il Foggia sembra aver cambiato pelle e spessore. Al 55esimo Martino in area serve Ballarini, conclusione in diagonale con Mercai che non trova la deviazione vincente. Minuto 57, angolo di Curcio, Markic colpisce di testa prima del nuovo tentativo sempre di testa di Sciacca che a due passi dalla porta indirizza tra le braccia di Perina. Altra occasionissima per il Foggia al 59esimo. Di grazia allarga per Mercai, l'italo-albanese angola troppo, il diagonale Curcio non arriva all'appuntamento con il tapin. Nel momento migliore del Foggia però raddoppia la Turris, 61esimo. Santaniello raccoglie da sinistra, conclusione deviata da Lastra sul palo ma sulla respinta lo stesso Santaniello ribadisce in rete. 2-0 e gol che spezza definitivamente le gambe alla squadra di Zeman, che prova tuttavia a rientrare in partita. Al 68esimo Martino prova a pescare di grazia, l'aggancio è però difettoso e per Perina il pericolo è scampato. La Turris potrebbe addirittura triplicare ma Lastra risponde presente deviando in angolo la conclusione a giro di Santaniello. Nel Foggia ci prova Ballarini al 78esimo, rasaterra intercettato dal portiere ospite. I minuti scorrono, il ritmo cala vistosamente dalla distanza all'89esimo e Peterman a cercare fortune senza tuttavia trovarle. Poi le timide proteste dei rossoneri per un sospetto tocco con un braccio in area e un attimo dopo il triplice fischio finale. La faccia di Zeman spiega meglio di qualunque altra cosa quella che è stata la serata. Io direi che ci sono tutte cose,
sicuramente oggi non abbiamo giocato un calcio molto ordinato, anche perché ci siamo allungati e non siamo riusciti a prenderli né nel mezzo né dietro. Poi abbiamo pagato magari il secondo gol purtroppo sui due rimpali che non ci stava, visto che nel secondo tempo la squadra è entrata abbastanza bene in campo. Poi solo con la voglia non si vince, bisogna cercare di giocare insieme come squadra. Vabbè, la Turris è buona squadra, io li ho visti, li ho avvisati già alla conferenza stampa prepartita. È una buona squadra che gioca insieme, che è organizzata. È normale che è una squadra che gioca due anni insieme, però si poteva ovviare, si poteva fare. È il Taranto che non ti aspetti allo stadio Erasmo Iacovone, sotto un acquazzone per la terza giornata di campionato di Serie C, batte 3-1 il Palermo. Circa 4.000 spettatori, l'abbraccio della curva nord, l'abbraccio dei tifosi rossoblù, che già dopo 10 minuti possono cominciare ad esultare. Vittoria meritata degli Ionici, 4-3, Belloc e Labriola a centrocampo, Riccardi come esterno difensivo, le novità. Dicevamo, 11° minuto, angolo di Marsili, colpo di testa da parte del grande ex, ossia di Saraniti, c'è una deviazione da parte di Lancini, il Taranto passa in vantaggio, l'esultanza del gruppo, la terza, l'esultanza di Saraniti con il proprio allenatore che si abbraccia 1-0. Nel replay infatti si può notare, oltre al bel gesto tecnico da parte dell'attaccante ionico, la deviazione del difensore del Palermo. Va detto che questo è il primo gol del Taranto in campionato, lo Iacovone. Il momento migliore dei rossoblù è il 14° quando Peppe Giovinco si presenta a battere il calcio di punizione, pallone che si stampa sulla traversa, il tentativo a giro non trova fortuna. Ci prova il Palermo ad alleggerire l'azione al minuto 20, c'è un cross dalla tre quarti, Soleri si presenta in aria, il colpo di testa è parato dall'estremo del Taranto. 30° c'è un fallo a metà campo, viene ammonito il numero 79 Lancini, sarà una ammonizione pesante nell'economia del match. Il Taranto però rifiata sul finale di prima frazione, il Palermo si fa vedere con questo cross da parte di Giron, il colpo di testa da parte di Soleri però è troppo alto sull'incrocio alla destra dell'estremo difensore del Taranto. Con le immagini passiamo alla ripresa e c'è questo tiro di Versienti che spreca un contropiede al quarto minuto di gioco. Si dispera il giocatore del Taranto, ma al 56° il Taranto raddoppia. C'è il colpo di testa di Zullo in aria, la zampata vincente è quella, dopo l'angolo di Marsili, di Benassai. 2-0, esultanza sotto la nord dei giocatori rossoblù. Il calcio d'angolo di Marsili nel replay, ecco il colpo di testa della difesa del Taranto che prima assist e poi insacca il gol del raddoppio, Zullo e Benassai. Il Palermo però non demorde e anzi riesce a sfruttare forse l'unico errore degli Ionici con l'azione che si sviluppa sulla destra, il tiro di Almici, deviazione da parte di Chiorra, pallone in rete, minuto 61, Taranto 2, Palermo 1. 73° la punizione del neoentrato Silipo che è centrale, para Chiorra senza problemi, ma è al 77° che il Taranto è in superiorità numerica. C'è un fallo di Lancini ancora sulla mediana, questa volta su Diaby, cartellino rosso, Taranto in superiorità numerica negli ultimi 12 minuti, saranno 15 perché 3 saranno i minuti appunto di recupero nel corso di un secondo tempo dove il Taranto per parecchie volte va in contropiede, come al minuto 86 con Ghisleni che arriva al limite dell'area ma tira centralmente, allora Pelagotti para, ma il trainer del Taranto compie una doppia sostituzione e allora Italeng serve Civilleri che se n'era andato benissimo in cost to cost, cross in area di rigore per Santarpia, entrato al posto di Ghisleni, pallone dentro per Diaby, tocco sotto la traversa, esplode il pubblico di Taranto e 3-1, partita in ghiaccio, altri 3 punti, seconda vittoria
consecutiva per gli ionici, 7 punti nelle prime 3 partite, di cui 3 contro il Campobasso e 3 contro un Palermo accreditato per essere una delle protagoniste in campionato. Il Taranto vince una partita importante, si prepara al meglio a un trittico di match contro formazioni che devono lottare per la salvezza. Primo incontro domenica prossima contro la Paganese in trasferta. Una prestazione non giusta da parte dei ragazzi, perché li ho visti in settimana e si sono allenati benissimo. Avevo tanta voglia di giocare questa partita in casa dopo la bella vittoria di Campobasso e hanno fatto una grandissima gara e sono contento perché hanno giocato meglio di come l'abbiamo giocato. Ci hanno messo con il piglio giusto già dalla prima palla e sono contento per questo, perché dimostrano veramente di avere grande spirito e grande determinazione. La partita è importante, come diciamo sempre nello spogliatoio, la prima palla è fondamentale, la prima palla la deve approcciare nel modo giusto. I ragazzi sono stati bravi perché hanno mantenuto la calma, nonostante il campo in quel momento fosse molto scivoloso. Hanno mantenuto la calma, hanno giocato bene tecnicamente, spostando palla da una parte all'altra, hanno trovato i varchi estremamente in ampiezza e di questo sono contento perché era quello che ci serviva. Penso che la partita di Campobasso ci abbia dato quella per avere più tranquillità e crescere anche mentalmente. E oggi i ragazzi hanno fatto una partita eccezionale. Il Potenza getta il cuore oltre l'ostacolo e conquista un prezioso pareggio sul proibitivo campo del Catanzaro, una delle pretendenti alla vittoria finale. Al Ceravolo ottima la prestazione dei rossoblù di Gallo, che trovano il vantaggio a metà della seconda frazione sfiorando il colpaccio. I lucani partono subito bene. Al quinto colpo di testa di Carnielutti sugli sviluppi di una punizione, Branduani li dice di no deviando in corner. I giallorossi in difficoltà alzano il proprio baricentro, ne viene fuori una sfida spigolosa e ricca di cartellini gialli. All'intervallo è 0-0. Nella ripresa il Catanzaro è più pericoloso. Al 54esimo punizione di Van de Put, Carlini viene anticipato a pochi passi dalla porta. 4 minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner, Sconamiglio salva sulla linea. Calabro getta nella mischia Pietro Cianci, ma al 75esimo il Potenza passa. Calcio d'angolo battuto da Zampa e deviazione vincente di Matino in mischia che vale il clamoroso 0-1. Il Catanzaro ferito si fionda in avanti alla ricerca del pari. La pressione giallorossa all'85esimo porta al fallo in area di Coccia su Cianci, un contatto molto dubbio e contestato dai calciatori lucani. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Cianci, che trova l'angolo giusto per l'1-1 finale. Infatti nei minuti di recupero non accadrà più nulla. Un buon punto e anche rammarico per la squadra di Gallo, che dopo un trittico di gare terribili contro Bari, Foggia e Catanzaro, domenica al Viviani ospiterà il Monterosi. Intanto faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati molto bravi, hanno fatto una prestazione come andava fatta dopo la non buona prestazione di domenica scorsa, quindi sicuramente un plauso va a loro perché hanno interpretato e poi messo in pratica tutto quello che avevamo preparato. Abbiamo affrontato una grandissima squadra, abbiamo rischiato, come è normale che sia quando affronti certe compagini, però siamo rimasti sempre in partita, abbiamo avuto le nostre occasioni e poi questo rigore che sicuramente è da rivedere, però non avendo visto non posso dire altro. È chiaro che c'è rammarico perché mancava poco alla fine e loro si stavano innervosendo perché non riuscivano a trovare soluzioni utili per poterci mettere veramente in difficoltà. Detto questo, io mi porto a casa la prestazione dei miei ragazzi, mi porto a casa la voglia e la reazione che c'è stata dopo sicuramente una prestazione non all'altezza, ripeto, come domenica scorsa. Siamo in chiusura, risultati e classifiche termina anche per oggi, tornerà domenica prossima per raccontarvi le emozioni della prossima giornata di Serie C, ma anche i primi appuntamenti per quanto riguarda invece
la Serie D e anche l'eccellenza. Intanto domani lo sport continua ad essere protagonista sui nostri schermi, quindi su Telesveva, perché alle 15 ci sarà il ritorno e quindi la prima puntata della nuova stagione di Super Mario Sport con Mario Borracino in studio con i suoi ospiti, una prima puntata da non perdere assolutamente, mentre poi in serata doppio appuntamento novità di quest'anno, come ormai già sapete, alle 20 chiacchiere da Bari con Luca Guerra in studio e tutti gli approfondimenti che riguardano la società biancorossa del capoluogo pugliese e poi alle 21 il consueto appuntamento con Pane, Amore e Fidelis. In studio Aldo Losito e Peppino Ernesto ci racconteranno le impressioni del post partita Fidelis con tanti ospiti. Dunque appuntamenti da non perdere. Noi torniamo invece domenica prossima e grazie a voi per averci seguito. Vi auguriamo una buona serata.